Buonasera a tutti. Essendo una giornalista, parto con un fatto di cronaca. È la notte del 23 dicembre del 2021, un mese e mezzo fa, e il dottor Sebastiani ha appena finito il suo turno di 12 ore. 12 ore in sala operatoria. Quindi smette il camice, saluta la sua assistente, le dice di essere un po' stanco, se ne va a casa, si mette sotto le coperte e non si sveglia più. Gli viene un infarto nel sonno. Ora, non possiamo dire che sia morto per quelle 12 ore di lavoro, ma sinceramente a me non sarebbe piaciuto finire sotto i ferri di un medico che aveva già sulle spalle 7, 8 ore di sala operatoria. Figuriamoci, io scrivo attaccata al computer, dopo 7 ore vedo la Madonna, mi immagino quest'uomo cosa poteva vedere dopo 12 ore. Ecco, però in Italia il problema è che non ci sono alternative. O forse ci sono le alternative, ma sono quelle di non farsi operare, come succede all'ospedale di Salerno, dove ci sono 26 donne che dall'inizio di dicembre attendono di essere operate al seno per un carcinoma, ma la breast unit dell'ospedale ha chiuso perché non ci sono medici e non ci sono infermieri. Potrei andare avanti tutta sera a raccontarvi che cosa non funziona nella sanità, poi potrei passare a raccontarvi che cosa non funziona nella scuola e poi vi racconto anche cosa non funziona nei trasporti e poi in altri servizi essenziali. Faccio prima a usare i dati dell'Istat. Ora, ci sono tre righe e indicano il finanziamento, la percentuale di PIL che lo Stato investe nella sanità, nell'istruzione e nei trasporti. Come vedete, dal 2008-2009 la curva è andata discendendo. Cioè vuol dire che i soldi che lo Stato mette per i servizi non riescono a tenere il passo neppure dell'inflazione, sono sempre meno. Ecco perché fanno, possiamo dire, schifo i nostri servizi pubblici. Ecco, questa slide è stata elaborata da un professore dell'Università di Modena, si chiama Massimo Baldini, è stata elaborata per l'Espresso, e ci dice che negli ultimi 20 anni i governi che si sono succeduti, di destra e di sinistra, hanno preferito dare più soldi in tasca agli italiani anziché spenderli nei servizi. I soldi dati agli italiani sono aumentati del 50%, quelli per i servizi molto meno, ci fermiamo al 30%. E la domanda è, anzi, un'altra cosa, per rendervi la cosa ancora più concreta. Torniamo al servizio sanitario. Lo Stato dà nelle tasche degli italiani, in cash in kind, vuol dire in soldi diretti e in servizi, 950 euro a persona. Però di questi 950 euro, 360 servono per finanziare il servizio sanitario, banalmente per pagare gli stipendi degli infermieri, dei medici, per sistemare gli ospedali, ma ci sono pochissimi soldi per rimettere in funzione i nostri ospedali, mentre gli altri 590 euro servono per dare questi soldi in tasca agli italiani che decidono di spenderli come meglio credono, per i farmaci, per le cure. Ma se io sono una persona povera, me ne faccio poco di questi 590 euro. Preferisco avere un ospedale che funzioni nei pressi della mia casa, perché se sono povero l'ospedale non è di qualità e sempre lì devo andare. Se sono ricco posso andare a curarmi altrove e quindi ho tantissime altre possibilità. Benissimo. Allora, la questione è, ma perché i governi fanno questa cosa? Perché disinvestono? Pensano che i nostri servizi siano la Cenerentola? Per due motivi. Il primo è onorevole, è nobile, ed è il fatto che dal 2008 l'Italia, non solo l'Italia, è andata incontro a una serie di crisi economiche che hanno impoverito moltissimo le nostre famiglie e quindi lo Stato aveva la necessità di dare più soldi in tasca alla gente per permettere loro di andare a fare la spesa. Motivo nobile, ma non è questo il motivo, perché l'OCSE, come vedete alle mie spalle, ci dice che il 38% di quel gruzzolo di denaro che lo Stato restituisce nelle tasche dei cittadini
finisce al 20% della popolazione più ricca e solo il 13% nelle tasche della popolazione più povera. Ecco, considerate che questo dato già considera il reddito di cittadinanza. Veramente poca cosa. E allora ci deve essere un altro motivo. Probabilmente i politici hanno capito che agli italiani non piace pagare le tasse. Eh sì, agli italiani piace andare in pensione prima. E chi non piacerebbe? L'ha capito per primo Berlusconi, nel 2008, quando si è presentato in campagna elettorale e ha detto: vi ridurrò l'ICI, allora si chiamava così, la tassa sulla prima casa. Agli italiani non è mai piaciuta la tassa sulla prima casa, l'hanno sempre odiata. Per un motivo, perché in Italia ci sono tantissimi possessori di case, quindi ci dà proprio fastidio pagarla. Peccato che in Europa l'Italia e Malta sono gli unici due paesi che non la pagano, e anche nel resto del mondo ce ne sono veramente pochi, adesso non me li ricordo, ma sono pochi. Ecco, comunque Berlusconi dice questa cosa e effettivamente vince le elezioni. Nel 2013 ci riprova il PD, vince le elezioni, infatti toglie direttamente l'IMU, sempre la tassa sulla prima casa e ha solo cambiato nome, basta, non abbiamo più a che fare con l'IMU, perfetto. Funziona così bene il meccanismo che l'anno successivo, quando Letta viene sostituito da Renzi, Renzi propone gli 80 euro in busta paga, era la primavera del 2014, il mese successivo ci sono le elezioni europee, il PD prende il 40% dei voti, non è mai successo nella storia del centro-sinistra, un successo. Perfetto, nel 2019, consci che il metodo funziona, ci prova il governo giallo-verde. A ridosso delle ulteriori elezioni europee, i 5 Stelle propongono il reddito di cittadinanza e la Lega propone quota 100, quindi in pensione un po' prima. Effettivamente le elezioni europee per tutti e due vanno molto bene. Ora, probabilmente ci sono anche degli altri motivi che hanno permesso a questi partiti di vincere le elezioni, ma va detto che gli italiani li votano, quelli che fanno queste affermazioni, perché i partiti hanno capito che quando dicono queste cose riescono a stare meglio attaccati alla poltrona. Eh già, peccato che questi 5 scherzetti ci sono costati 200 miliardi di euro. Fate conto che il servizio sanitario in un anno prende dallo Stato per sopravvivere 20 miliardi di euro. Con 200 miliardi ci rifacevamo gli ospedali, le scuole e persino le strade, probabilmente. Ecco, ma allora, gli italiani hanno anche le loro buone motivazioni. In questi giorni ricorre il trentennale di Mani Pulite. Probabilmente qualcuno si ricorda, c'era quando è successo, qualcun altro no. Ecco, cos'era successo in Mani Pulite? Che gli amministratori pubblici e i politici sono stati trovati con le mani nella marmellata a utilizzare i nostri soldi pubblici anziché per le scuole, i servizi, le case di riposo, per farsi gli affari propri. E quindi lì è nata un po' una grande disaffezione degli italiani verso il bene pubblico. E gli italiani hanno iniziato a dire ai politici: vabbè, facciamo che me le dai a me e ci penso io, perché tu non sei capace di gestirli. È lo stesso Stato che sembra quasi aver dichiarato bandiera bianca. Ok, non siamo capaci, io Stato non sono capace, gestitevi di voi i soldi. Ma questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. Pensiamo a un bambino che nasce in un quartiere disagiato. Ok, l'unico modo per uscire da questa condizione di povertà è la scuola. È sperare di fare un liceo, un istituto superiore che lo porti fuori dall'idea che nella vita non potrà essere altro che uno spacciatore come suo cugino, una ragazza madre come la propria mamma. Ok, l'idea di dire: ok, se io farò quella scuola magari trovare un buon lavoro, potrò diventare un insegnante. Solo quella è la strada per uscire dal mondo delle disuguaglianze in cui stiamo finendo. Non vi ho convinto? Ne faccio un altro di esempio e vi prendo tutti in considerazione, molti di voi. Allora, dal prossimo mese vedrete un piccolo aumento in busta paga, perché hanno fatto una riforma dell'IRPEF. L'IRPEF è la tassa che paghiamo sugli stipendi. Mettiamo che prendete uno stipendio di 30.000 euro. In tasca vi rimangono 27 euro in più, vi daranno 27 euro in più al mese. Ci andate a mangiare una pizza. Ottimo. Ma il mese successivo un vostro vicino parente si ammala di Alzheimer. Non esistono strutture per curare queste persone.
Le case di riposo le respingono queste persone, persino una badante rumena non la vuole questa persona, perché sono malattie che vanno curate 24 ore su 24. Che cosa fate? Utilizzate 27 euro per curarli? Oppure avete un figlio, finisce la maternità, dovete tornare al lavoro, però nel vostro quartiere non c'è il nido pubblico, c'è solo quello privato e costa tra i 500 e gli 800 euro. Alle 4 chiude e quindi dovete prendervi anche la tata, perché voi finite il lavoro alle 6. Ok? Forse vi conviene restare a casa al lavoro, non andarci più al lavoro. E poi vi vengono a dire che le donne non lavorano. Grazie, come si fa? E dunque, la questione è, come si esce da questa situazione? Si esce volendo più bene ai nostri beni pubblici, insistendo, chiedendo alla politica, al vostro sindaco, all'amministratore locale, al presidente dell'ASL, di investire sui vostri beni, perché sono sempre i vostri soldi, perché è l'unico modo per ridurre le disuguaglianze. E a proposito di bene pubblico, io vorrei finire con un grazie a chi ci lavora in questi beni pubblici, che in questi 2 anni ci hanno dimostrato di essere l'unica ancora di salvezza dal Covid. I medici, gli infermieri e gli insegnanti che sono rimasti al loro posto per farci vedere che esiste un mondo diverso, meno disuguale, grazie a tutto quello che è pubblico. Grazie mille. Buona serata.